Buonasera, ben ritrovati con Milano Pavia News, edizione Milano. Vediamo i principali fatti di questa giornata. Certificazione verde alle poste, in banca e dal tabaccaio, multe per gli over 50 non ancora vaccinati, sono alcune delle novità introdotte dal 1° di febbraio. Una corsia preferenziale per i bambini che devono effettuare un tampone, l'iniziativa del quartiere Gallaratese, dove scuole e farmacie hanno unito le loro forze. Ha investito due ragazzi di 20 anni sulle strisce pedonali ed è scappata. Buccinasco e caccia la donna pirata della strada. I due giovani non hanno riportato gravi ferite. Semplificare il lavoro dei medici di base. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione in consiglio regionale per impegnare la Giunta ad intervenire con misure concrete. Dopo le violenze di Capodanno non si placano gli episodi di risse e aggressioni nel capoluogo. Il centrodestra va all'attacco dell'amministrazione comunale. Servono interventi concreti. Apriamo questo telegiornale parlando di Green Pass con le nuove limitazioni attive da oggi per accedere ai tabaccai, agli esercizi, alle attività non ritenute cosiddette essenziali, bisognerà mostrare il Green Pass base. Siamo andati a fare un giro per Milano per vedere qual è stato l'impatto. Green Pass nei negozi e obbligo vaccinale per gli over 50. Sono queste le nuove regole introdotte dal 1° febbraio con la stretta anti-Covid decisa dal governo. Oggi è obbligatorio esporre il Green Pass nei tabaccai, nelle banche, negli uffici pubblici. Sei d'accordo? Essere d'accordo sì, perché comunque dobbiamo stare uniti per abbattere questo benedetto Covid. Chiederlo, poi dipende anche dai ragazzi, chi trovano, chi non trovano, perché quello lì è il vero problema. Sì, sono d'accordo, condivido questa opinione perché credo che l'emergenza sanitaria c'è e quindi siamo tutti attenti e dovremmo essere tutti attenti. Da martedì dunque il certificato verde base che si ottiene con il vaccino, se si è guariti dal Covid ma anche con un tampone negativo effettuato 48 ore prima, se antigenico, 72 se rapido, sarà necessario anche per andare negli uffici postali, in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette. Siamo partiti questa mattina, sì, abbiamo organizzato una sorta di controllo periodico per cui ogni tanto a Campione abbiamo chiesto il Green Pass. Devo dire che c'è stata anche una buona collaborazione, una buona disponibilità da parte della clientela, si vede che in parte erano informati ed effettivamente abbiamo poi registrato quanti controlli facciamo, però insomma positivo. Ecco. Più o meno su questa mattinata quante persone avete controllato? Ma guarda, lo vediamo subito, siamo circa a 25. Sempre dal 1° febbraio scattano le sanzioni per tutti gli over 50, salvo chi ne è esentato per motivi di salute, che non sono vaccinati contro il Covid. Per tutti coloro che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale, infatti, sarà prevista una sanzione di 100 euro una tantum. Sul discorso dell'obbligo vaccinale sono un pochettino più, cioè io rispetto sicuramente la volontà del singolo, cioè se uno non si vuole vaccinare però si assume le conseguenze che sono quelle delle regole cui deve sottostare per mantenere questa forma di libertà, che poi libertà del singolo decade nel momento che c'è la libertà del un'emergenza diversa. Mi dispiace per loro che devono essere obbligati, perché sarebbe stato molto più semplice, con molta serenità, averlo già fatto. Avremmo fatto dei passi in più, avremmo raggiunto un maggior numero di vaccinati e avremmo potuto tutti insieme noi europei aiutare i paesi più poveri con il vaccino e tutte le quante le situazioni. Questo vorrebbe dire abbattere sempre di più e far creare meno varianti. Che penso che la cosa sia uguale anche per tutti, anche per chi ha una certa età, non si può fare un'eccezione, quindi penso che sia una cosa giusta. Avanza nel frattempo la campagna vaccinale, vediamo i dati aggiornati, ovviamente le dosi somministrate nella giornata di ieri, 78.664, anche i dati dei contagi, diamo un aggiornamento, si abbassano in Lombardia, 1.400 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti, leggermente al di sotto il dato della provincia di Milano. Un altro aspetto in primo piano è la gestione dei tamponi, soprattutto per la popolazione scolastica. Per evitare lunghe code, nel quartiere Gallaratese si è instaurata una bella collaborazione tra farmacia e scuola.
Una corsia preferenziale per gli studenti che devono effettuare un tampone succede a Milano nel quartiere Gallaratese, dove l'Istituto Comprensivo Massa e la farmacia Lloyds del quartiere hanno avviato una collaborazione virtuosa per dare agli studenti un canale privilegiato per l'esecuzione dei tamponi, riducendo il tempo di prenotazione e quello di attesa. L'attività viene svolta all'interno del vicino mercato comunale di Via Chiarelli, dove i negozi di vicinato hanno deciso di aprire prima e collaborare in modo da accogliere i ragazzi e le loro famiglie. La farmacia riserva infatti una fascia oraria mattutina dedicata ai bambini e alle bambine dell'istituto per effettuare i tamponi antigenici rapidi per il periodo di sorveglianza con test e a conclusione della quarantena di 10 giorni. Un'iniziativa che ha ricevuto la visita e il plauso della vice sindaca con delega all'istruzione Anna Scavuzzo, che a nome del comune invita altre scuole a imitare l'istituto Massa. Questa mattina sono stata al Gallaratese insieme al collega Bertolè per visitare una delle esperienze che molti dirigenti scolastici a Milano stanno promuovendo, quindi una collaborazione fra le farmacie d'ambito, che già oggi effettuano un servizio di tamponi, e le scuole. Stiamo cercando di accompagnare tutti i dirigenti scolastici che vogliono sfruttare la possibilità prevista appunto dal protocollo Figliuolo, che permette alle farmacie di andare maggiormente incontro alle famiglie. Inviamo insieme ai municipi un facsimile per permettere appunto ai dirigenti di stabilire con la farmacia un accordo di collaborazione. I dati dei contagi si abbassano, come abbiamo visto, e anche le misure restrittive verranno allentate nei prossimi giorni, con lo stop per esempio alla mascherina all'aperto per la tanto attesa riapertura delle sale da ballo. Intesa raggiunta nel nuovo Consiglio dei Ministri, che si è riunito sulle ultime misure anti-Covid. In particolare si è deciso di prorogare provvedimenti già in vigore per quanto riguarda le mascherine all'aperto e la sospensione delle attività per discoteche e sale da ballo. In settimana sono attese invece le norme sulle quarantene a scuola. Ma fino al 10 febbraio le mascherine saranno ancora obbligatorie ovunque all'aperto, compresa la zona bianca. Dalla zona gialla in su, invece, vanno indossate fino alla fine dell'emergenza Covid. Per quanto riguarda i locali da ballo e le discoteche, rimarranno chiuse per altri 10 giorni. L'11 febbraio si potrà dunque tornare a ballare. In un primo momento si era deciso di prolungare lo stop fino a metà febbraio, ma riferiscono fonti presenti all'incontro in Consiglio dei Ministri, il ministro della Lega Garavaglia avrebbe fatto notare che il 14 febbraio, giorno di San Valentino, sarebbe stato difficile far rispettare il distanziamento sociale anche per i ragazzi. Il premier Mario Draghi, spiegano le stesse fonti, si è detto d'accordo e si è rivisto il timing. Nelle scorse ore si è riunito anche il Consiglio regionale. Tra i temi e l'ordine del giorno le questioni sanitarie, non solamente legate al Covid ma anche alla sanità territoriale. L'obiettivo di una mozione del Movimento 5 Stelle è sburocratizzare l'attività dei medici di base. In Lombardia la carenza dei medici di medicina generale rappresenta un problema di cui si discute ormai da anni, ma oggi, a causa di numerosi pensionamenti destinati ad aumentare nei prossimi anni, la situazione diventa sempre più complessa. È per questo motivo che il Movimento 5 Stelle ha presentato in Consiglio regionale una mozione con la quale si chiede alla Giunta di impegnarsi per intervenire con misure concrete verso una sempre maggior sburocratizzazione del lavoro dei medici di medicina generale. Chiediamo di non mandare dei messaggi che rimandino al medico di medicina generale quando ciò non è idoneo. Chiediamo che i medici ospedalieri possano fare le prescrizioni di malattia e di infortunio e dei farmaci e delle visite, cosa che possono fare ma purtroppo non fanno. Chiediamo che i medici della continuità assistenziale, quindi la guardia medica, possa fare certificati di malattie al di sopra delle 24 ore o delle 48 ore, quindi soprattutto se sono quelle collegate alla quarantena. Quindi in pratica vogliamo eliminare la gestione burocratica delle quarantene per i medici di medicina generale. Le problematiche che i medici di base devono oggi affrontare infatti sono molteplici, molte delle quali riguardano appunto problemi burocratici. Le problematiche sono innanzitutto comunicative, perché tutti i messaggi che escono dalla regione rimandano al medico di medicina generale, e in più ci vuole una collaborazione anche con gli ospedali, che oggi non fanno le prescrizioni mediche, non fanno le malattie. La medicina di continuità non rilascia certificati di malattia superiori ai 2 giorni, quindi sono questioni che si potrebbero superare semplicemente a livello amministrativo e che migliorerebbero la vita dei medici, ma soprattutto dei cittadini.
A proposito dei medici di base, a distanza di circa un anno dall'appello e dall'allarme lanciato dal sindaco di Marcallo, finalmente c'è un nuovo presidio. Vediamo l'immagine, sentiamo anche le parole del sindaco. Fu il primo comune a sollevare la questione della mancanza di medici di base nel Magentino, vedendo in paese il rischio di 3.000 cittadini rimanere senza dottore. Dopo un anno, Marcallo Concasone vede risolvere uno dei problemi più stringenti nella provincia di Milano e non solo. Finalmente oggi, 1 febbraio, è operativa, è arrivata da noi il nuovo medico di medicina generale, la dottoressa Donatella Riccardi. È stato un percorso lungo, non semplice. Noi abbiamo avuto il pensionamento di due medici storici di medicina generale maggio del 2021 e quindi sapevamo che da lì, insomma, quasi mezzo paese sarebbe rimasto senza il medico di base. Io mi ero attivata da subito perché la criticità era grande e non nego di aver girato, conosciuto un sacco di anche giovani medici freschi di studi per cercare di convincere un po' tutti. Ho conosciuto la dottoressa Riccardi, sapevo che lei aveva desiderio di avvicinarsi e quindi, insomma, siamo riusciti a concludere. ATS adesso ha stabilito che siamo ambito carente, quindi questa assunzione può essere fatta e quindi da oggi è con noi. Completata quindi la squadra di medicina di gruppo insieme ai medici già presenti in paese. La medicina di gruppo è stata un'idea singolare dell'amministrazione dell'allora sindaco Massimo Garavaglia, oggi ministro del turismo, prima ancora che le ASL formalizzassero il servizio e riconoscessero gli incentivi ai medici convenzionati. A fianco a questo abbiamo aggiunto questo progetto grosso di ristrutturazione completa dei poliambulatori, perché noi a Marcallo abbiamo la medicina di gruppo da oltre 20 anni, con un poliambulatorio con segretaria e infermiera a disposizione di tutti, che per i cittadini è un punto di riferimento importante e fondamentale a cui non potevamo rinunciare. I tre medici già avevano garantito la continuità della convenzione della medicina di gruppo, questo quarto medico che arriva ha aderito, quindi torneremo ad avere 4 medici convenzionati in gruppo. Voltiamo pagina. A Milano è polemica politica per le continue aggressioni che si stanno verificando dall'inizio dell'anno, in particolare dalla veglione la notte, con le violenze di piazza Duomo, e il centrodestra è molto critico in queste ore verso l'amministrazione guidata da Sala. Un altro weekend di risse e aggressioni, un altro fine settimana in cui la percezione di sicurezza a Milano scende di una tacca. Le immagini del maxi pestaggio di Via Lecco è solo il caso più eclatante di quanto accaduto tra sabato e domenica. Due uomini di origini egiziane sono stati portati in ospedale per una serie di ferite riportate a seguito dell'aggressione subita da parte di una gang di 15 sudamericani avvenuta alla fermata della 90 in Viale Tibaldi. Sempre sabato notte in Via Gola, a due passi dalla Darsena, ecco un'altra scazzottata. Nello spazio antistante un bar tabacchi si è creato una sorta di ring con una decina di persone coinvolte. Ma il caso più eclatante probabilmente è quello che si è verificato a fine settimana terminato. Lunedì pomeriggio intorno alle 19.30 un SUV non si ferma a un posto di blocco in piazzale Segesta, zona San Siro, anzi accelera cercando di investire un poliziotto. Uno degli agenti esplode due colpi di avvertimento e a quel punto, mentre l'auto sperona altri veicoli per farsi largo, i passeggeri si liberano dal finestrino di una mitraglietta Uzi, arma dalla potenza di fuoco di 600 colpi al minuto. I 5 italiani a bordo sono stati poi fermati in piazza Zavattari e portati in questura. In questo clima di crescente insicurezza, l'opposizione di Palazzo Marino si lancia all'attacco dell'operato della Giunta Sala. Il problema della sicurezza a Milano ormai è diventato veramente qualcosa di grande. Ogni giorno assistiamo a una
un'anarchia diffusa con spaccio, risse, degrado e quindi con una paura da parte dei cittadini per bene, onesti, a camminare fuori la sera, a passeggiare con il cane, a prendere i mezzi pubblici. E in tutto questo il Comune di Milano non è in grado di prendere il problema e di affrontarlo. Il Comune di Milano sta sottovalutando il problema della sicurezza, dovrebbe sicuramente intensificare i controlli, i presidi attraverso la polizia locale, nelle strade, nei parchi e quindi dare e garantire maggiori controlli che oggi purtroppo non ci sono sulla città. Continuiamo a parlare di sicurezza, ma in questo caso sui mezzi del trasporto pubblico locale, perché è stato siglato un protocollo tra il Comune di Milano e le Forze Armate. È stato sottoscritto lunedì 31 gennaio dall'assessore alla mobilità Arianna Censi il protocollo tra il Comune di Milano e le Forze Armate che consentirà ai militari in divisa di viaggiare gratuitamente sulla rete del trasporto pubblico cittadino per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme. L'obiettivo del protocollo è implementare la sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico locale e nelle stazioni della metropolitana e in tal senso la presenza di militari di esercito, marina e aeronautica costituisce un efficace presidio. I militari potranno fornire anche in caso di necessità l'assistenza al personale di bordo su accertamenti di identità o per interventi di ripristino dell'ordine pubblico. Ma il protocollo è siglato sia con l'esercito sia con la marina, con le forze armate, diciamo, ed è stabilisce che coloro che utilizzano il trasporto pubblico locale in divisa lo possano fare gratuitamente, ma per noi non è tanto l'utilizzo gratuito, ma è l'idea che siano a disposizione, cioè loro in quel momento possono intervenire, possono rispondere a una domanda e secondo me, guardi, dà anche un'idea, la stessa presenza dà un'idea di sicurezza da una parte e disincentiva azioni poco intelligenti dall'altra. Mi faccia dire però che questo tema della sicurezza dei lavoratori è per me determinante, è per me e per il sindaco molto importante, ma dobbiamo tutti insieme riflettere su quanto questo periodo che abbiamo alle nostre spalle, mi auguro, e che stiamo ancora vivendo in questo momento, abbia generato un cambiamento, vorrei dire sociologico, nei comportamenti. Noi dobbiamo fare un grandissimo investimento nel recuperare socialità, dimensione del valore collettivo, in particolare per le giovani generazioni, perché io credo che siano stati sottoposti come a un condizionamento psicologico di limitazione della loro libertà di cui non si sono neanche resi conto, del cui dramma e della cui pesantezza forse loro non si sono resi conto e neppure noi adulti. Quindi bisogna che ci sia una riflessione collettiva. Dopodiché non sto minimamente giustificando, è del tutto evidente, però dobbiamo andare oltre il racconto di quello che succede, il puntare in dito e l'enfatizzazione, dobbiamo intervenire e vigilare e presidiare, ma contemporaneamente pensare, riflettere e intervenire anche su un altro versante. La cronaca ci porta ora a Buccinasco, dove caccia alla pirata della strada che ha investito due ventenni sulle strisce pedonali. Investe due cittadini e scappa si cerca la guidatrice pirata di Buccinasco. Sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti gli elementi per individuare una donna che ha investito due ragazzi di 20 anni per poi darsi alla fuga. Per fortuna i due giovani stanno bene e non hanno riportato gravi ferite, solo contusioni e tanto spavento. Gli amici stavano attraversando sulle strisce pedonali in piazza San Biagio in direzione di via Emilia quando un'auto li ha investiti. La guidatrice si è fermata per pochi istanti, poi è risalita in macchina ed è ripartita lasciandoli i due giovani. I testimoni dicono che la donna al volante aveva capelli lunghi neri e guidava una macchina color grigio scuro. Le indagini sono a cura della polizia locale che dovrà ricostruire ogni dettaglio grazie alle testimonianze dei giovani, dei passanti e delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza del comune di Buccinasco. Dicevamo in apertura della riunione delle scorse ore del Consiglio regionale, diversi i temi sul tavolo di discussione, anche due mozioni distinte presentate da Partito Democratico e Forza Italia con il medesimo obiettivo del ritorno a scuola in sicurezza degli studenti.
Nella seduta di martedì 1 febbraio in Consiglio regionale, due mozioni che hanno riguardato il mondo della scuola, il diritto all'istruzione e il ritorno ad una didattica in presenza e in sicurezza sono state protagoniste del dibattito in aula. La prima è stata presentata dalla consigliera di Forza Italia Simona Tironi, che chiede l'impegno di Regione e del Governo per fare in modo che ci siano regole più chiare con cui gestire la situazione Covid nelle scuole, soprattutto per quanto riguarda isolamenti e quarantene. Il primo è che si renda omogeneo il percorso di chi è sottoposto a quarantena, di chi è sottoposto a isolamento, del rientro a scuola dei nostri ragazzi senza nessuna distinzione di ordine grado. Chiederò poi a gran voce che venga prolungato il congedo familiare fino alla fine dell'anno scolastico e non solo fino alla fine dello stato di emergenza proclamato per il 31 di marzo e che ci sia davvero la possibilità di effettuare nella giornata stabilita il tampone per la fine quarantena e quindi per garantire il rientro a scuola senza perdere altri giorni importanti di presenza. La seconda mozione è stata invece portata in aula dalla consigliera PD Paola Bocci. Nel testo la richiesta avanzata è quella di predisporre misure urgenti per il proseguo dell'attività didattica in sicurezza e in presenza. Ci concentriamo sulla necessità di avere nelle scuole dei presidi medici infermieristici, soprattutto in questo momento in cui alcune scuole stanno allestendo anche dei punti tampone nelle prossimità degli istituti. Chiediamo che ATS velocizzi anche le procedure di negativizzazione, gli esiti delle procedure di negativizzazione, di modo che i ragazzi possano rientrare nelle scuole, e chiediamo che Regione si impegni a finanziare impianti di areazione per le classi, che sono risultati molto più utili dell'apertura delle finestre, che consentono un ricambio d'aria e quindi abbattono le possibilità anche di contagio. Ancora i temi della politica, perché è stata pubblicata una particolare graduatoria, la classifica dei redditi degli amministratori di Palazzo Marino, e il sindaco sale sullo sesto. Sono stati pubblicati, come impone la legge, i redditi del 2020 dei consiglieri comunali di Milano, o almeno quasi tutti. A vestire gli abiti del Paperon de Paperoni di Palazzo Marino è la capolista della Lega alle scorse elezioni, Anna Rosa Racca. La presidente di Federfarma Lombardia, infatti, ha dichiarato al fisco nel 2020 quasi 725.000 euro di imponibile, una cifra sostanziosa che stacca, e di parecchio, il secondo gradino del podio, occupato dal consigliere della lista Bernardo Sindaco, Manfredi Palmeri, che si ferma ad appena, si fa per dire, 260.000 euro. Medaglia di bronzo per l'assessore al bilancio e dirigente di Banca IMI, Emanuele Conte, con 257.000 euro. Seguono l'ex candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, con 120.000 euro, l'assessore allo sviluppo economico Alessia Cappello, con 118.000 euro, e, sesto nella classifica dei redditi, il sindaco Beppe Sala, che ha dichiarato al fisco 110.000 euro, in linea con l'anno precedente. Nella documentazione pubblicata da Palazzo Marino, il primo cittadino ha indicato anche quanto ha speso nella campagna elettorale delle ultime comunali. Il totale arriva a quasi 220.000 euro, circa il triplo di quanto ha speso il rivale Luca Bernardo, fermo a 75.000 euro. Capovolgendo la classifica dei redditi, nelle ultime posizioni si piazzano i politici più giovani. La quasi 29enne assessora allo sport e neo avvocato Martina Riva, con 1.500 euro, la sua collega appena 26enne delegata ai servizi civici Gaia Romani, con 2.600, e la consigliera di Europa Verde Francesca Cucchiara, con 3.800 euro. Ma non tutti hanno dichiarato i propri redditi per il 2020. All'appello mancano infatti quelle del meloniano Vittorio Feltri e della Dem Angelica Vasile, oltre a quella della capogruppo dei riformisti Giulia Pastorella, che risiede in Belgio. Ancora temi della politica, perché si è formato ufficialmente il nuovo direttivo del Parco Agricolo Sud Milano. Il punto nel prossimo servizio. Dopo l'inizio della nuova consigliatura di Città Metropolitana e la nomina di Daniele Delben, consigliere comunale di Rosate, a presidente dell'ente, ecco formarsi anche il direttivo, che comprende amministratori del Magentino, Abbiatense e anche del Sud Milano. Allora, il direttivo del Parco Agricolo Sud Milano è composto da 12 persone. Oggi pomeriggio saranno eletti i quattro sindaci, che oltre a tre consiglieri di Città Metropolitana, al rappresentante degli agricoltori, a quello degli ambientalisti, a quello nominato dal Comune di Milano e quello nominato dalla Regione Lombardia,
completeranno il direttivo, che è fatto da 12 persone, come dicevo prima. I quattro sindaci che entreranno a far parte del direttivo sono il sindaco di Trazzano sul Naviglio Fabio Bottero, il sindaco di Vittuone Laura Bonfadini, il sindaco di Carpiano Paolo Branca e il sindaco di Bareggio Linda Colombo. Nelle prossime settimane si completerà la nomina e l'elezione, nel caso dei consigli di città metropolitana, degli altri componenti del direttivo. Tra le questioni che il Parco Agricolo Sud Milano, quindi il suo presidente e il suo direttivo, saranno chiamati a dirimere, c'è prima di tutto la posizione che l'ente vorrà ricoprire in merito alla vicenda della Vigevano Malpensa e quindi se il parco deciderà di stare con Città Metropolitana e con il suo progetto di revisione del primo progetto ANAS, se invece con la società Autostrade, oppure se sostenere le battaglie dei piccoli comuni di Cassinetta e Albairate che vogliono stralciare l'antico progetto di ANAS. Ancora i temi della politica regionale per il caso di un'associazione no profit a rischio sfratto da parte di ATS. Sentiamo di cosa si tratta. Dal 1973, in una palazzina di Via Livigno in zona d'Ergano, l'associazione Attive come prima dà sostegno ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, pagando un affitto all'ATS di Milano, che ne è proprietaria, di 28.200 euro annui. Ma ora l'associazione rischia lo sfratto. Il 4 maggio, infatti, è stato pubblicato da ATS Milano un bando pubblico per l'assegnazione dello spazio, nel quale si chiedeva un canone di 30.700 euro, la messa a norma degli impianti a spese del locatario e fideiussione di 185.000 euro a garanzia dei futuri 6 anni di affitto, condizioni così onerose che hanno portato l'associazione in oggetto a non poter neanche partecipare al bando, che tra l'altro è andato poi completamente deserto. È per questo motivo che in aula del Consiglio regionale il consigliere PD Pietro Bussolati, durante il question time, ha interrogato la vicepresidente Letizia Moratti, chiedendo se da regione non si potesse intervenire per salvare questa realtà. Oggi di fatto l'associazione è sotto sfratto perché hanno chiesto una fideiussione bancaria molto alta che l'associazione non si poteva permettere. L'associazione ha sempre pagato l'affitto a ATS, quindi all'autorità sanitaria di Regione Lombardia. La fideiussione però non poteva pagarla e quindi ATS ha deciso di spostare lì gli uffici di veterinaria, di fatto sfrattando l'associazione. Ha fatto delle proposte di sedi alternative da dare all'associazione, ma non sono adeguate perché tanti pazienti hanno problemi di deambulazione, quindi non ci devono essere barriere all'ingresso della sede. Quindi chiediamo che ci si trovi una soluzione anche straordinaria, anche col coinvolgimento del Comune di Milano, perché l'associazione è troppo importante per disperdere il suo operato. Letizia Moratti ci ha dato una timida apertura del fatto che ci sarà un impegno in questo senso e saremo qui a pungolarla, a valutarla e a coinvolgere anche il Comune di Milano in questo senso. È tutto, vi ricordo gli appuntamenti in prima serata, a cominciare da Milano Capitale, il nostro magazine sulla città di Milano, poi Terre Lombarde, il programma di agricoltura con il direttore Stefano Calvi, Navigli con le notizie da Abbiatense e Magentino, il governo di Lombardia, tutte le informazioni dalla regione.